Un santo Stefano scoppiettante in casa Rodriguez con Belen, che ha deciso di affrontare pubblicamente il rapporto ormai deteriorato con Antonino Spinalbese, il padre di sua figlia Luna Marie, nata nell'estate del 2021. L'argentina ha trascorso il Natale col nuovo compagno, Elio Lorenzoni, e la piccola Luna, Santiago, era con Stefano De Martino. Molti giornali però avrebbero raccontato la sofferenza di Antonino, che ha postato immagini da solo col suo cane durante le feste. La 39enne non ha retto alle critiche e si è sfogata sui social scrivendo: «Ho visto post e stories creati ad hoc, cercando di passare per vittima, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce. Invito la persona che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l'anno, non porre attenzione solo sul giorno di Natale». Spinalbese ha risposto con un lungo post in cui si legge: «Essere genitore non significa avvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti, nuovi compagni alla presenza del padre. Essere un buon padre non significa nemmeno avere milioni in banca. Posso anche essere un pezzente, ne sono orgoglioso, perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia figlia per 24 ore al giorno per il resto della mia vita». Parole che hanno fatto infuriare l'Argentina, portandola a minacciare vie legali. «Spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho perso la pazienza. Ci vediamo in tribunale», ha aggiunto Belen. Poi gli hashtag «basta fumo» e «vai a lavorare».